Italia da gustare. Un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordet. Nel nostro salotto con la nutrizionista nazionale Evelina Flacchi. Cambio di stagione, il cibo, il suo valore, il suo colore. Allora, possiamo dire che esistono i cinque colori del benessere, perché ogni pigmento dimostra un principio attivo, benefico, protettivo per il nostro organismo, con un'azione che noi definiamo antiossidante, perché ci aiuta a combattere l'eccesso dei radicali liberi che l'organismo da solo non riesce a controllare. Quindi un'alimentazione varia, colorata nel piatto, è sicuramente utile a fornire al nostro organismo queste giuste difese. I colori sono il giallo arancio per esempio fornisce il beta carotene, precursore della vitamina A, importante per le difese, per la vista, per la pelle, e il rosso per esempio fornisce un carotenoide molto utile alla prevenzione dei tumori della prostata, del seno e dell'utero, ed è il pigmento per esempio dei nostri pomodori, tenendo presente che questo pigmento aumenta anche la propria concentrazione con la cottura, quindi la nostra salsa di pomodoro, che in questa stagione è sicuramente indicata, fa molto bene all'organismo. Il verde è la clorofilla, importante antiossidante, quasi tutti gli ortaggi verdi sono ricchissimi di vitamina C se li consumiamo crudo, e di questo antiossidante dato dal verde. Abbiamo anche il viola, le nostre melanzane, i mirtilli, che forniscono, oltre alla vitamina C, delle antocianine, che sono delle sostanze che rendono elastici i nostri vasi, quindi molto importante nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Da te abbiamo sempre imparato mangiare prodotti di stagione. Sì, dove possibile, ecco, è sicuramente il valore aggiunto che diamo anche al nostro territorio, e soprattutto possiamo sfruttare al meglio anche le proprietà nutrizionali dei prodotti che consumiamo. Salutiamo Evelina Flacchi, ricordiamo che tutti i giorni su Rai 1 dal lunedì al venerdì è sempre mezzogiorno. Buona visione!